12 Boni, 14 Servadio, 5 Francescatto e numero 13 Gatti, che non è entrato nel primo tempo. Per la corsa Tris di Rieti, che conduce per 47 a 35, abbiamo 12 Sanesi, 9 Pedretti, 18 Payne, 16 Lampley e 15 Scarnati. Sanesi perde palla, Marcel va al tiro, errore, Pedretti prende il rimbalzo. Poi mi è sembrato che avesse mandato direttamente fuori la palla, gli arbitri però affidano la palla alla squadra di Rieti. Le percentuali del primo tempo sono corsa Tris 12 su 27 da 2, 3 su 6 da 3 e 14 su 18 tiri liberi. Per Fabriano abbiamo 9 su 22 da 2, 3 su 8 da 3 e 8 su 12 ai liberi. L'Alno Fabriano si ripresenta in campo con un schieramento difensivo a uomo, c'è un fallo di Marcel su Payne, dovrebbero essere due tiri liberi per il giocatore americano. Abbiamo per adesso 1 su 4 di Marcel e 1 su 2 di Israel. Pensiamo che in effetti questa nota sia una delle prime cose da sottolineare in questo incontro. 48 a 35 in favore della corsa Tris. Marcel che ora dovrà sicuramente darsi da fare. C'è un fallo fischiato a Sanesi ma era di Pedretti. Dico, Marcel dovrà sicuramente svegliarsi e cercare di fare le pentole, i coperchi, come suol dirsi, per tirare fuori la sua squadra. C'è indubbiamente bisogno assoluto dei suoi tiri da tre punti e dei suoi canestri. Dalla lunetta Boni. Non mi sembra molto precisa la squadra di Fabriano dalla lunetta, anche precedentemente nel primo tempo Israel aveva sbagliato parecchi tiri liberi, buono questo secondo per Boni, 48 a 36, un minuto giocato del secondo tempo. Montano ha preferito schierare la difesa a uomo, in effetti con la zona si era avuto il massimo vantaggio come già avevamo previsto. Difficile schierarsi a zona contro la corsa Tris. C'è un fallo per Boni, esce Francescatto nelle file dell'Alno Fabriano e rientra Israel. Anzi, scusate, mi sembrava un cambio poco azzeccato, nel senso che Israel è un pivot, ala pivot, Francescatto è un play. È uscito Boni ed è entrato Israel. Finalmente sono tornati i supporters della squadra di Rieti qui al campo Loniano, con una buona politica della squadra di Rieti che ha offerto parecchi biglietti gratuiti e questa idea ha fatto sì che tornassero qui al Palasport molti ragazzi a fare del vero tipo. Palla e va a finire nelle mani di Payne dopo averne toccate parecchie. C'è un passaggio alto di Sanesi per Lampley, c'è stato un attimo di mancato tempismo da parte di Lampley, è sfumata questa azione per la squadra di Rieti. Ora in difesa con Scarnati su Francescatto, Payne su Marcel, Pedretti su Gatti che riceve palla, va al tiro Gatti ed è Lampley che prende rimbalzo, poi frana addosso a Sanesi e cade a terra, si è già ripreso, si porta ora in attacco, Sanesi lo sta attendendo. Pedretti, Scarnati contrastato da Servadio, buon anticipo di Gatti che con il braccio sinistro aveva anticipato bene ma con la mano destra si era vistosamente appoggiato ai fianchi di Lampley.
Pampley, esce Sanesi ed entra Caffarelli. Tenta di ridare fiducia a Caffarelli, più che altro di farlo rientrare in forma, perché Caffarelli non ha bisogno di fiducia, sappiamo tutti del suo valore. Mannaggia la miseria! Si perdono due palloni di seguito, Marcel per Francescatto. Gatti trova bene il canestro, Gatti in questa fase, 50-38, troppi palloni pericolosamente persi dalla squadra di Rieti. Ricordiamo che c'è sempre Colantoni in panchina, che può prendere il posto di Caffarelli e dare nuovamente una buona carica al tiro per la squadra di Rieti. Pedretti, doppio palleggio, comunque sicuramente brutti passaggi da parte della corsa triste, ma anche una difesa che precedentemente era stata abbastanza fischiata dagli arbitri da parte della Alno Fabriano, ora stanno lasciando un po' più correre e quindi se ne giovano i giocatori dell'Alno Fabriano. Fallo di Pedretti, solita fase di stanca di inizio secondo tempo da parte della corsa Tris. Gatti realizza, sono ora 11 punti di distacco tra le due squadre. Corto il tiro di Gatti, ma recupera Israel e c'è un fallo di Payne. Terzo fallo per Payne. Continua a sbagliare dalla lunetta Israel. Realizza il secondo, 10 punti tra le due squadre. 50 corsa Tris, 40 Alno Fabriano, giocati 3 minuti e 20 secondi. Fallo di Marcel su Payne. È il quarto fallo di Marcel, quarto fallo di Israel, quarto fallo di Boni, sicuramente molto fallosa la difesa dell'Alno Fabriano, avevano lasciato un po' correre gli arbitri nell'inizio secondo tempo e subito se n'era giovata la difesa di Montano. Ora fischiato nuovamente un fallo a Marcel che lascia momentaneamente il campo e cede il posto a Guerrini, numero 10. Che prende in consegna Payne, dovrebbe approfittare Payne di questo cambio di marcamento. Caffarelli cerca l'entrata, chiuso bene da Francescatto, offre poi a Payne che va in tiro forzatissimo, più per cercare il fallo che altro, e invece trova addirittura il canestro ed ha anche a disposizione un tiro libero. È il primo fallo per Guerrini. Payne realizza, 53-40, azione da tre punti di Payne. Servadio, su di lui c'è Caffarelli. Servadio intercettato il suo passaggio, va fuori la palla, la rimessa ovviamente dell'Alno Fabriano. Francescatto, bel passaggio, ma passi, passi di Guerrini. Bel passaggio di Francescatto per Guerrini. Israel è su Pedretti, scontro tra due colossi. Pedretti poteva andare in entrata, preferisce andare al tiro. Israel prende un bel rimbalzo e offre a Servadio. Intercettamento di piede da parte di Payne.
gesto plateale da parte dell'arbitro per indicare il piede, forse non lo ritrovava. Guerrini per Gatti, che ha una buona scivolata a canestro da quella posizione. Sono già due i suoi canestri da basso, da pivot basso. 53-42, ancora un difficile passaggio a Payne, quasi intercettato da Guerrini. Caffarelli, c'è un fallo di Francescatto commesso con le gambe. È il secondo fallo per Francescatto. Caffarelli, c'è un fallo ancora di Servadio, mai vista veramente una squadra più fallosa dell'anno di Fabriano. Settimo. È il settimo fallo nel secondo tempo dopo 4 minuti e 30 di gioco. Caffarelli può andare al tiro, lotta bene a rimbalzo Pedretti che conquista la palla. C'era ancora qui un altro fallo, lasciato correre. Pedretti al tiro e realizza. ...55-42... Gatti, la palla è per l'Alno di Fabriano. Caffarelli ha un po' anticipato le decisioni degli arbitri. Israel solo, può andare al tiro, lungo, buon rimbalzo di Pena, ancora un fallo e tecnico anche per Gatti. Dobbiamo dire che in effetti non è che stiano fischiando tanto gli arbitri, è che realmente ci sono i falli della Alno Fabriano. È una pura e semplice constatazione, non me ne vogliano i tifosi fabrianesi, non è una constatazione antisportiva, ma è un appunto prettamente tecnico. Non è che siano inventati i falli da parte degli arbitri, ci sono stati quasi tutti. Corto il secondo tiro di Payne, c'è un fallo di Pedretti, è il terzo fallo. Vedete che stanno fischiando da tutte e due le parti, ma sicuramente migliore la situazione falli per la squadra di Rieti. Pedretti, terzo fallo. ...56-42 in favore della Corsa Tris. Francescatto contrastato da Scarnati che incappa in un blocco e Francescatto può avere il tempo di tirare, mi sembra un tiro da due punti per lui. Pedretti scambia con Caffarelli per Payne. Guerrini ha seguito la finta di Payne, c'è ancora un fallo, vedete, nettissimo. Guerrini ha appoggiato nettamente la mano sulle braccia di Lampley. Non possono non fischiare gli altri. Strana tattica suicida questa dell'Alno Fabriano per quanto riguarda i falli. Certo, ora stanno un po' giocando alla disperata. 12, 14, 16, 18 e 4, 22, già 25 falli commessi. Sembra una tattica jugoslava, però non condivisa dagli arbitri come di solito accade per le squadre jugoslave. In Italia una tattica del genere raramente paga, però certamente non è neanche applicata secondo me con grande raziocinio. Più che fare i falli così, bisogna difendere bene con le gambe prima di tutto, poi eventualmente fallo come estrema razio proprio, non mi pare d'accordo come stile di gioco. Ha realizzato Israel. Israel. 48-56, 14 minuti di gioco, vedete ancora Guerrini, un fallo, vanno proprio ad intrecciarsi con le braccia degli avversari, sembra che proprio cedano le gambe più che altro a questi giocatori che franano proprio sopra agli avversari. Falli totalmente inutili come in questo caso, c'era un momento di... non stava certo concludendo Lampley, ma stava... Payne, scusate, ma stava solamente
attraversando una parte di campo senza molta pericolosità. Se andiamo a dare un'occhiata ai tiri liberi, cosa possiamo notare? Dunque, qui abbiamo per ora, non ho fatto le somme, 12 e 6, 18 e 23, 22 tiri liberi per i reatini, ne saranno sbagliati 4-5. Dall'altra parte una media normale per il Fabriano che nel primo tempo aveva 8 su 12, nel secondo tempo ha tirato soltanto altri 4 tiri liberi. Capite bene che all'incirca sono venuti fuori 18-19 punti dai tiri liberi per la squadra di Rieti, che conduce per 14 punti. Ruba palla Francescato, c'è un fallo di Caffarelli, fallo tecnico. Fallo tecnico. Due tiri liberi per Francescato. Caffarelli ovviamente ancora fuori forma, ha tolto la ginocchiera e questo è già molto, perché significa che il giocatore ha acquisito già una certa sicurezza, non si attacca a spunti psicologici e cerca di rientrare in forma nel minor tempo possibile. La palla è del Fabriano, 60-48 in favore della Corsatrice. Fallo di Scarnati, c'è un Francescato lievemente eccitato e infatti è Francescato proprio che ha un po' aizzato gli animi, ne fa le spese Caffarelli, che è andato un po' a litigare con Gatti. Gli arbitri infatti redarguiscono più Francescato che Caffarelli. Il fallo comunque è di Scarnati, terzo fallo anche per lui. Partita ovviamente ancora aperta, 13 minuti e 30 al termine, 60 Corsatrice, 48 Alno Fabriano. Francescato in possesso di palla, cerca un uomo smarcato, trova Guerrini per Gatti, non può tentare la sua scivolata, molto meno efficace il suo tiro in sospensione. Caffarelli, si potrebbe tentare la carta con Antoni. Scarnati libero, può andare al tiro, realizza Scarnati. 62-48, 13 minuti esatti al termine. Francescato, passi di Francescato. Molto nervoso Francescato, peccato perché è un buon atleta. Raddoppio su Caffarelli, offre risparmiando i giocatori del Fabriano. Avrete sicuramente potuto vedere da queste immagini offertevi da Telerieti 2000 il netto fallo di Boni sulle braccia di Lampley. D'altronde Boni ha 4 falli, se incominciano a rifischiare normalmente gli arbitri ben presto dovrà giocare il massaggiatore del Fabriano, entrare in campo anche lui. Esposito, Israel continua a sbagliare il primo tiro libero, questa volta ne aveva 2 su 8 per Israel. 2 su 8. 2 su 8. Payne, intervento positivo di Marcel, ma la palla fortunatamente va a finire nelle mani di Esposito. Carnati, ancora un fallo, questa volta non possono non fischiare gli arbitri. Vedete, più che marcare con le gambe, i giocatori del Fabriano vanno a cercare degli impossibili intercettamenti sulla palla.
sono azioni che 99 su 100 vengono punite con un fischio da parte dell'arbitro. Andare a cercare la palla è una cosa piuttosto inutile, si deve marcare, non andare a cercare così i palloni vaganti. Ma probabilmente a questo punto i giocatori si comportano così anche perché sanno che la partita ritengono almeno la partita possa essere persa e quindi non si concentrano a dovere in difesa e invece commettono questi falli che non richiedono meno, che richiedono meno impegno. Ma è un peccato che non si concentrino, perché 10 minuti ancora da giocare, una squadra come il Fabriano con dei tiratori come quelli del Fabriano e con il tiro facile da tre punti di Marcel e di Benevelli, è una squadra che non deve assolutamente lasciarsi andare in questa maniera, con questa tattica a dir poco suicida. Caffarelli per l'Ampli, vedete i giocatori hanno sempre le mani sui gli attaccanti, i Reatini sono delle piovre, una difesa scandalosa proprio da parte del Fabriano. Sentiamo anche Fioritoni. Io ritengo che il fiscalismo degli arbitri sia stata un po' la chiave di volta di questa partita. Però fanno dei falli i giocatori del Fabriano, inutili, incredibili, plateali, anche insignificanti, non servono. L'Empley sbaglia il secondo tiro libero, ancora 20 punti di vantaggio per la squadra di Rieti. Marcel, c'è un fallo di Caffarelli. Sicuramente partita caratterizzata dai falli. Andiamo a vedere se Ricci può farmi nel frattempo un conteggio totale dei falli della squadra del Fabriano. Realizza Marcel. 32 falli per l'anno di Fabriano contro i 20 della corsa Tris. Zone press da parte del Fabriano, ci sono gli angoli completamente liberi, ne approfitta Esposito, canestro valido e fallo di Sala, quinto fallo anche per lui, già due uomini usciti per 5 falli. Forse sarà stata proprio un particolare di questa partita, questo dei falli, probabilmente, sicuramente il Fabriano, anche se le statistiche parlano abbastanza chiaro, ma probabilmente non adotterà di solito questa tattica dei falli. Payne poteva dare la palla a Caffarelli, non se n'è accorto, l'ha data a Scarnati, troppo indietro. Sospensione richiesta dalla Alno di Fabriano. Abbiamo qui vicino Ciccotti, giocatore della corsa Tris. Ciccotti ha giocato anche a Fabriano, quindi può parlarci un attimo di questa squadra, di questi numerosissimi falli. È una tattica negativa in questo caso che usa il Fabriano spesso o è solo un caso di questo incontro? Io penso che sia solamente un caso di questo incontro. Dobbiamo dire per il Fabriano che la fisionomia della squadra è certamente molto cambiata, perché Gheddi era un giocatore molto più utile di quanto si è dimostrato l'americano che hanno ingaggiato in questo momento, era un buon rimbalzista, un buon tiratore. E oggi l'americano nuovo ha fornito una prova sconcertante nel tiro, rimbalzi, molti falli inutili. Quindi io personalmente conosco la squadra del Fabriano e posso dire che non ha mai giocato in questo modo, usando una tattica come questa dei falli, anche perché è una tattica che secondo me non porta nessun frutto assolutamente.
Devo dire anche che però che la coppia arbitrale è piuttosto fiscale, non ha arbitrato sicuramente bene e anche aiutato in un certo qual modo la nostra squadra. Comunque è andata così, siamo 20 punti sopra, penso che dovremmo portare... Diciamo però che nel 90% dei casi non hanno potuto esimersi dal fischiare gli arbitri. Ma forse da parte di Fabriano c'è stato un eccessivo nervosismo in campo, determinato anche dall'affluenza dei tifosi del Fabriano a Rieti, quindi... problemi di questo tipo, quindi penso che sia da attribuire a questo una tattica di questo genere, poi non volontaria comunque. Grazie Ciccotti. C'è un fallo di Caffarelli su Benevelli, 83-62, avete visto un canestro, uno forse dei primi canestri di Caffarelli da tre punti dopo il suo ritorno. 83-62. Da notare un particolare, sono le 7-10, normalmente a questo punto le partite stanno tutte verso il secondo, terzo minuto dalla fine, qui siamo ancora a 7:32 dal termine, proprio per tutta la sequela di falli impressionante che viene commessa stasera. Benevelli realizza, 83-64 in favore della Corsa Triste, ci sono ancora 7:28 da giocare. Vedete una zona molto larga da parte del Fabriano, una zona press con Benevelli e Francescatto che si portano, tamponano i portatori di palla della squadra di Rieti. Scarnati ancora. Avevamo parlato di Scarnati con Ciccotti prima dell'incontro, approfittiamo di questo momento, siamo a 20 punti di vantaggio, quindi possiamo un po' parlare e lasciare le immagini agli spettatori. Parlaci un attimo di Scarnati. Scarnati è un giocatore che ha delle grossissime doti fisiche, nonché tecniche. Fisiche, ha due buonissime gambe e anche... un gran tiro secondo me, e quindi è un giocatore che va sfruttato. Nella prima parte del campionato secondo me è stato poco sfruttato da Steo, anche perché stava attraversando un periodo di forma meno eccezionale. Adesso sta venendo fuori bene dalla partita con la Segafredo e mi sembra che abbia dimostrato di saper tenere il campo in Serie A con una certa autorità. Grazie di nuovo. 6:14, vi avevo detto che l'anno doveva affidarsi essenzialmente al gioco rapido, alle conclusioni rapide, ai tiri da tre punti, lo ha fatto con Benevelli, accorciate nettamente le distanze, 85-70, 6 minuti ancora da giocare. Se l'anno Fabriano riordina un po' le idee, la partita può sicuramente considerarsi aperta. C'è un fallo di Payne su Gatti. Se non avessero perso la testa precedentemente i giocatori fabrianesi, se avessero mantenuto una certa continuità di gioco, sicuramente sarebbero ancora più vicini. Comunque 5:50 sono un'eternità e 15 punti non sono poi così tanti. Quindi, tiro da tre punti di oggi. Ecco, poi molta attenzione perché prima appunto la squadra latina si è concessa qualche licenza con qualche tiro un po' troppo in leggerezza da tre punti di Payne e poi di Scarnati. Ma appunto bisogna stare molto attenti perché la partita è tutta ancora da giocare. Ricci ha confermato quello che vi avevo appena accennato. In campo per la Corsa Triste ancora Caffarelli, Scarnati, Payne, Esposito, Lampli, per la Alno di Fabriano, Israel, Gatti, Marcel, Benevelli e Francescatto. Nonostante i falli, ancora un gran quintetto in campo per la Alno di Fabriano. E sono ora 13 punti da recuperare. Caffarelli, Scarnati. Buon intervento difensivo di Gatti, rettificato a
ancora meglio da Marcel e Francescatto va in avanti per Benevelli, tiro da tre punti di Benevelli, sbaglia la palla nelle mani di Payne, determinante tiro di Benevelli, sbagliato, se ne rammarica giustamente il giocatore fabrianese. Payne finta il tiro da tre punti, offre a Esposito che fa un buon movimento e va a realizzare. Veramente buono il movimento di Esposito, ma dall'altra parte non ci fa godere di questo canestro Benevelli, che offre la palla a Marcel, non coglie il ferro, Marcel cercava forse il fallo del difensore e la palla oltrepassa la linea di fondo. Payne per Esposito, smanacciata di Francescatto su Esposito, Lampley va al tiro, Lampley corto ma recupera la palla, offre a Payne, poteva andare al tiro Michael Payne ma preferisce manovrare la palla, corto il tiro di Esposito, lo recupera Scarnati che offre a Payne, Payne al tiro incredibile.